Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che è ancora in trasmissione per parlarvi di magia, stregoneria e paganesimo. La seconda parte, sapete che normalmente, al di là di alcune eccezioni che vado a fare ogni tanto, è dedicata al Gesù di Nazareth, l'infame umano, cioè è dedicata ai libri che ho scritto e alla lettura di parte di questi. Da oggi cominciamo a leggere la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infame umana. Quella parte che va a comparare dei punti comuni ai vari Vangeli. Prima di passare a questo, vi ricordo che il giorno di Halloween, il 31 ottobre, in libreria Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso, terrò una conferenza di presentazione di due dei miei libri, Esperienze di premorte, lette dalla stregoneria del paganesimo politeista, e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. In sintesi, per noi il discorso è come affrontiamo la vita, così siamo in grado di affrontare anche la morte. E la presentazione è alle ore, dunque, 31 ottobre, alle ore 17 in libreria. Cercherò di essere più puntuale possibile all'inizio, per cui cercate di essere puntuali, così dopo ci andiamo tutti quanti a cena, insomma. Sarà una presentazione in cui illustrerò praticamente i libri e poi seguirà un breve dibattito, insomma, con chi interviene, con chi viene a sentire. Mentre invece il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, sarà presentato insieme al libro dell'Anticristo il giorno dei Saturnali, sabato 19 dicembre, una delle varie date dei Saturnali, non ci va bene di sabato di farle. Sempre alle ore 17 presenterò il Gesù di Nazareth, l'infamia umana e il libro dell'Anticristo. Il 14 febbraio 1999, sempre di sabato, cioè il 13 febbraio credo sia, sarebbe il 15, erano i Lupercali, comunque un paio di giorni prima, sempre alle ore 17, sempre in libreria Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso, presenterò invece altri due libri e saranno Il Sentiero d'Oro e La Teoria della Filosofia Aperta. La teoria della filosofia aperta non viene commercializzata, in questo momento non viene divulgata, perché sto lavorando ad alcune parti. Per cui l'appuntamento è per il 31 ottobre alle ore 17 alla libreria Sottomondo di Treviso, in via Tolpada 11. E grazie a quanti interverranno. Il Gesù di Nazareth e l'infamia umana è un libro aperto, nel senso che è un libro che non ha mai fine di essere scritto, cioè a mano che gli argomenti vengono costruiti, così questo libro viene costruito e ampliato. Io in radio ho già letto la quarta parte di questo libro ed è esattamente la relazione fra Gesù e i farisei, come questi insegnamenti venivano applicati dalla Chiesa Cattolica nel corso dei secoli. Pertanto c'era la relazione con i farisei e come la Chiesa Cattolica nei vari secoli ha applicato questi insegnamenti. E questa lettura è andata avanti per parecchi mesi, perché è un testo abbastanza lungo. Quello che vogliamo presentare stasera invece è la seconda parte, cioè il commento diretto ad alcuni punti comuni nei vari Vangeli. Perché questo libro è un libro aperto? Perché ogni volta che trovo un argomento, trovo qualcosa che mi può interessare, su cui concentro l'attenzione a proposito dei Vangeli, ci lavoro e se il lavoro riesco a finirlo, lo inserisco in questo libro. Infatti, fino all'altro ieri, quando qualcuno me lo ha chiesto, veramente a parte alcuni ne ho venduti quasi esclusivamente a cattolici, cioè cattolici che cercavano di capire cosa stavo dicendo, come fregarmi, poche parole, veniva distribuito in quattro parti. C'è il commentario al Vangelo di Marco, c'è il commentario appunto di questi 10 punti, vari punti, 10 capitoli per punti comuni ai vari Vangeli, c'è il discorso sul Verbo e il discorso su Giovanni Apocrifo e c'è la quarta parte che era data da Gesù ai farisei. Oggi invece viene distribuito in 5 parti, c'è stata aggiunta una quinta parte che comprende il discorso che fa Gesù con i demoni, i demons, il scacciare il Dio che cresce dentro l'essere umano, che è l'indicazione, cioè perché mai Giuda sarebbe un traditore? Non si sa bene perché, è una bufala, bella e buona.
il pazzo di Nazareth, tutti i vari elementi che identificano l'elemento descritto da Gesù di Nazareth come un povero pazzo, e Gesù di Nazareth è il pederasta, c'è la pederastia nel Gesù di Nazareth. E come questa sia convalidata, cioè come questi atteggiamenti che vengono descritti siano convalidati dai comportamenti reali della Chiesa Cattolica. Cioè, è inutile che qualcuno dice: ma io credo in Gesù e per me Gesù non è un pederasta. Vabbè, tu sei una persona che crede in queste cose, ma a me non mi interessa cosa tu credi o cosa tu non credi. A me mi interessa come vengono applicati socialmente quel tipo di insegnamenti e come vengono tradotti da chi ha il potere di tradurre socialmente quel tipo di insegnamenti. E allora troviamo, oltre ai vari passi che indicano questo, troviamo la situazione che si era creata, credo a Los Angeles, adesso vado a memoria, con i preti stupratori, e una situazione in cui erano intervenute le autorità, e la situazione di Wojtyla, che è andato a fare un viaggio in Austria, dove c'è stato un grosso caso, Groer, Groer, un vescovo stupratore, cioè un vescovo pedofilo. E gli atteggiamenti che Wojtyla ha assunto durante questa missione in Austria, che vanno a delineare, a descrivere, a interpretare in modo esatto dal punto di vista della Chiesa cattolica, cioè dal punto di vista dell'istituzione, qual è il vero atteggiamento del Gesù di Nazareth e dei vari insegnamenti che qua e là troviamo e che ci possono magari lasciare un po' di dubbio, perché tutto sommato una persona non va là a cercare la pederastia. Nel Gesù di Nazareth, bisogna leggerla, cioè bisogna riuscire a capire come socialmente questo viene applicato, come questo viene praticato dall'autorità. Dopodiché esiste il condizionamento educazionale che ti dice: ma no, ma non è così, non è vero. Però, siccome milioni di persone vengono stuprate attraverso il concetto secondo cui l'essere umano è oggetto di possesso, non è soggetto giuridico, non è uno che può determinare la sua vita. E allora dici: dove salta fuori questa cosa? E ci accorgiamo che tutta la pederastia moderna, che non è la pederastia culturale, cioè non è l'atteggiamento sessuale nei confronti dei bambini che hanno le varie culture dove c'è tutta una tradizione diversa, no, proprio la pederastia attuale, cioè l'individuo come possesso, nasce esattamente dal Gesù di Nazareth descritto nei Vangeli ufficiali. E mentre andiamo a interpretare i Vangeli ufficiali, c'è una domanda a cui dare la risposta. Cioè, questi Vangeli ufficiali, che messaggio è che contengono? Bene, i Vangeli ufficiali, i quattro Vangeli ufficiali, non possono essere interpretati se non attraverso le azioni della Chiesa Cattolica. Cioè, gli evangelisti, i quattro evangelisti, erano delle persone talmente becere, talmente ignoranti, talmente squallide, che non avevano nessuna capacità di costruire qualcosa di esoterico, cioè di nascondere un messaggio divino dietro ai loro Vangeli. Al contrario, invece, in alcuni Vangeli gnostici troviamo invece dei messaggi, cioè troviamo invece tutta una costruzione filosofica, un pensiero filosofico che è importantissimo. Cioè, la gnosi, i Vangeli che ci restituisce il deserto del Sahara, ha delle vie alla conoscenza, cioè, hanno degli insegnamenti che sono estremamente importanti, cioè rappresentano delle situazioni esoteriche, esoteriche, e addirittura uno di questi, il Tommaso Didimo, è una via alla stregoneria, rappresenta, sconfitta finché vogliamo, però una via alla stregoneria. Questo non è possibile nei quattro Vangeli ufficiali, cioè i quattro Vangeli ufficiali non contengono nessun messaggio esoterico, nessun messaggio di liberazione dell'essere umano, contengono soltanto il terrore e l'imposizione affinché l'essere umano si metta in ginocchio davanti al figlio di Dio, che è il figlio del Dio padrone, e che tu devi metterti in ginocchio davanti al Dio padrone. Questo poneva gli evangelisti e quelli che gli dettavano le faccende a separare gli esseri umani che accettavano il loro insegnamento, che diventavano setta, cioè costruire una setta all'interno del sistema sociale, separavano gli esseri umani e con questa separazione tendevano ad impossessarsi dei sistemi sociali. Ed è importantissimo capire questo, perché altrimenti non si riesce a capire cosa effettivamente c'è scritto in quei Vangeli. Cioè, se uno dice: io parto dal presupposto che il Gesù descritto dai Vangeli ufficiali è effettivamente il figlio del Dio creatore, considera logico tutto quello che gli viene detto. Cioè, considera logiche tutte le infamità, tutti i comportamenti, tutti gli squallori, le menzogne, le porcate che questo commette e che vengono descritte dagli evangelisti. Per cui considera logica, è lui il padrone, cosa vuoi tu?
Cioè, tu devi accettare quello che lui dice, per cui non c'è possibilità di critica. Se una persona invece si mette davanti ai Vangeli ufficiali, no? Con l'atteggiamento di dire io sono una persona, io affronto il mondo, io do l'assalto al cielo, della conoscenza, della consapevolezza, allora va davanti a questo e dice ma che cazzate dice questo? Ma che cazzate dice? E in effetti sono quelle cazzate che servivano per costruire la setta, per separare gli individui dal sistema sociale. Sono una vera porcheria. Bene, noi affronteremo questo, ma prima per spiegare esattamente il contesto in cui questa porcheria viene enunciata, noi sappiamo che c'è stato un grosso autore latino del 200 d.C., secondo secolo d.C., che ha scritto un libro contro i cristiani. Questo qua è Celso. E naturalmente questo libro i cristiani l'hanno fatto completamente sparire. Il libro si intitolava Il discorso della verità contro i cristiani. Ebbene, questo libro è stato fatto sparire, ma la necessità di confutarlo in Origene, uno dei padri della Chiesa, oltretutto uno che si è tagliato i coglioni perché si è tagliato i coglioni, tanto gli faceva schifo, dopo se ne è un po' pentito, oltretutto è stato anche cacciato per eresia dalla Chiesa, nonostante sia un padre della Chiesa. Bene, Origene, proprio per contestare, Celso e la verità contro i cristiani, ne ha mantenuto alcuni passi, cioè fa l'operazione che faccio io nel scrivere i miei libri, cioè scrivo il pezzo del libro che devo commentare e poi sotto scrivo il commento con la mia versione, cioè il significato di questo. Ebbene, questa operazione ci ha permesso di avere alcuni passi del libro di Celso, cioè il libro di Celso è stato bruciato, è stato distrutto dai cristiani, però Origene per contestare Celso ce ne ha tramandato dei pezzi. E queste qua, se lo volete, è Biblioteca Universale Rizzoli, l'ho pubblicato anche in edizione tascabile, per cui costa pochi soldi, adesso non so esattamente, io ce l'ho da parecchi anni, però non so quanto costa in questo momento, però sono edizioni tascabili. Ebbene, Celso è stato in Palestina, Celso è andato a vedere cosa succedeva, e leggiamoci la testimonianza di Celso. Vorrei appunto esporre anche il modo in cui si danno oracoli in Fenicia e in Palestina, perché io stesso li ho uditi e ne sono perfettamente informato. I generi di profezia sono molto numerosi, ma il più perfezionato presso quella gente è il seguente. Un gran numero di individui, peraltro sconosciuti, con estrema facilità e dalla prima occasione nei templi o fuori di essi, e alcuni anche questuando ed aggirandosi per città e accampamenti, si fan prendere dalle convulsioni, come se realmente rendessero oracoli, e ciascuno di loro ha pronto il solito discorso: io sono Dio o il figlio di Dio, o lo spirito divino, eccomi qua, il mondo ormai va in perdizione, e voi, o gente, a causa delle vostre ingiustizie siete spacciati, ma io voglio salvarvi, e voi mi vedrete ritornare ancora insieme con la potenza celeste. Beato colui che ora mi venera contro tutti gli altri, contro le loro città e i loro campi, io scaglierò il fuoco eterno e gli uomini che non conoscono le loro pene si pentiranno invano e gemeranno. Quelli invece che hanno creduto in me, io li custodirò per l'eternità. Dopo aver brandito queste minacce, aggiungono una via all'altra espressioni ineleggibili, deliranti e completamente oscure, il cui significato nessuna persona ragionevole potrebbe scoprire, perché mancano di chiarezza e non rappresentano un bel nulla, mentre ad ogni folle o ciurmadore forniscono per ogni occasione il pretesto di riferire a se stesso, a suo piacere, il loro significato. Fatto sta che quei profeti che io udii con le mie stesse orecchie, da me messi alle strette, confessarono cosa stavano cercando e che inventavano parlando a caso. Bene, questa testimonianza che ci dà Celso del secondo secolo d.C., praticamente è forse la più antica testimonianza di ciò che avveniva in Palestina, ciò che avveniva fra la gente in Palestina. Ebbene, quattro di questi personaggi folli, idioti,
cercarono di staccare le persone dal contesto sociale e una serie di cause storiche li hanno favoriti in questa operazione. Stasera affrontiamo esattamente il Gesù davanti al Sinedrio. Allora, io leggerò intanto i passi dei Vangeli, presi sempre da quella Bibbia che è edita dai Paolini, e poi passerò al commento. Luca, domande dei sacerdoti. Se tu sei il Cristo, ce lo devi dire. Gesù rispose, se ve lo dico non crederete, se vi interrogo non mi risponderete, ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo sarà assiso a destra della potenza di Dio. Allora tutti esclamarono, dunque tu sei il figlio di Dio? Rispose loro Gesù, voi lo dite, io lo sono. E questo è il fuori di testa di Luca. Andiamo a Giovanni. Il sommo sacerdote interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose, io ho parlato in pubblico a tutti, ho sempre insegnato in sinagoga e nel tempio, dove s'adunavano tutti i giudei e niente ho detto in segreto. Perché interroghi me? Interroga quelli che mi hanno udito. Di che cosa ho parlato loro? Ecco, essi sanno che cosa ho detto. A queste parole una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo, così risponde il sommo sacerdote. Gesù gli rispose, se ho parlato male, mostrami dov'è il male, e se bene, perché mi percuoti? Anna allora lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Vediamo cosa ci dice Marco. Dopo una serie di testimonianze che Marco considera false, allora alcuni alzatisi presentarono contro di lui questa falsa testimonianza. Noi l'abbiamo sentito dire, io distruggerò questo tempio fatto dalla mano dell'uomo e dopo 3 giorni ne edificherò un altro non fatto dalla mano dell'uomo. Ma neppure su questo era concorde la loro versione. Infine il sommo sacerdote, alzatosi, interrogò Gesù dicendo, non rispondi niente? Che cosa testano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò, sei tu il Cristo, figlio del benedetto? Gesù gli rispose, io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra dell'Onnipotente e venire con le nubi dal cielo. Attenzione, voi vedrete. Allora il sommo sacerdote, strappandosi le vesti, esclamò, avete inteso la bestemmia, che ve ne pare? E tutti sentenziarono che era reo di morte. Vediamo cosa ci dice Matteo. Ora i gran sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano false testimonianze contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente ne vennero due che affermarono. Costui ha detto, posso distruggere il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni? Allora il sommo sacerdote si alzò e gli disse, non rispondi nulla? Cos'è ciò che questi depongono contro di te? Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote riprese, ti scongiuro per Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora in avanti vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra dell'Onnipotente e venire sulle nubi dal cielo. D'ora in avanti, eh? Allora il sommo sacerdote stracciò le vesti dicendo, ha bestemmiato, che bisogno abbiamo di testimoni? Ecco, avete sentito la sua bestemmia, che ve ne pare? Questo è il Gesù davanti al Sinedrio. E ricordate che in quel momento sta per essere processato, cioè quello è il processo, eh? Questa sarebbe la descrizione che viene fatta del processo. Proviamo un po' a commentare questi passi. Il problema di questi 4 punti era quello di dimostrare come Gesù fosse il figlio di Dio. Qui si tratta di un'udienza pubblica di un processo. Non si tratta di parlare o di dimostrare davanti a folle. Si tratta di relazionarsi, non solo ha una premessa ancora da dire. Io parto dal presupposto che queste cose siano reali. Cioè, in questo libro, cioè nella seconda parte di Gesù di Nazaret e l'infamia umana. Parto dal presupposto che quello che è scritto sia reale, per cui non stupitevi se in realtà dico che non è mai esistito, se sono esistite cose diverse, eccetera. Io per il commento in questi punti, tutti questi punti, parto dal presupposto che sia reale.
Il problema di questi quattro punti era quello di dimostrare come Gesù fosse il figlio di Dio. Qui si tratta di un'udienza pubblica, di un processo. Non si tratta di parlare o di dimostrare davanti a folle. Si tratta di relazionarsi non solo col potere, ma anche con chi conosce le scritture e con chi può veder messo in pericolo il proprio ruolo dall'apparizione del figlio del proprio padrone. Consideriamo questi sacerdoti che si trovano di punto in bianco l'incarnazione del proprio Dio davanti agli occhi. Certamente dovrebbero essere contenti, ma chiedono a quell'essere che si spaccia per Dio di aderire a quanto la loro descrizione di Dio impone. Tu dici di essere il figlio di Dio che io adoro, dunque aderisci alla mia descrizione di Dio, dunque devi fare ed operare quanto la mia descrizione dice che tu fai e che tu operi. Se tu non fai o non operi in conformità della mia descrizione, tu puoi essere chiunque, ma non il figlio di Dio all'interno della mia descrizione. Tu potresti essere il figlio di Zeus, che si spaccia per figlio del mio Dio, cui tu vuoi togliere il controllo del suo popolo. Inoltre, se tu sei il figlio del mio Dio, sei anche il mio padrone, e io ti chiedo le credenziali affinché tu lo dimostri. Questo era in sostanza l'articolazione del processo e le richieste dei sacerdoti nei confronti di Gesù. In tutta la predicazione fatta da Gesù, in tutti i Vangeli, le argomentazioni, i fatti miracolosi inseriti tendono a dimostrare questo. I sacerdoti ne prendono atto e chiedono le credenziali. Se hai fatto i miracoli, li sai fare. Se squarci le nuvole, lo sai fare. Se placchi il vento, lo sai fare. Se fai sparire la lebbra, lo sai fare. Se i ciechi vedono, lo sai fare, e lo sai fare in quanto hai sempre affermato di farlo per volontà di Dio. Non hai mai detto, questo cieco l'ho guarito, ma non ne ho guariti qualche altro centinaio perché la loro cecità è diversa. Non hai mai detto, quel vento l'ho placato perché così è successo, ma hai detto di ridare la vista al cieco per volontà di Dio, di placare il vento per volontà di Dio, eccetera, eccetera. Dunque, se le cose vengono fatte per volontà di Dio, che è l'assoluto, puoi continuare a farle, a meno che non dici che la volontà di Dio ti ha abbandonato. Da notare come nel processo Gesù non sia stato torturato prima di essere portato davanti ai giudici. Pratica costante e sistematica da parte dei cristiani, sia agli albori del cristianesimo, sia attualmente. Egli era libero di affermare quanto voleva, dire quello che voleva, sostenere ogni posizione se fosse stato in grado di sostenerla. Qualunque cosa avesse detto, i sacerdoti ne avrebbero tenuto conto, magari inasprendone la pena. Ma Gesù si chiude nella sua pazzia. Egli è il figlio di Dio e siede alla destra di Dio. Noi a quei sacerdoti possiamo ridere in muso al loro Dio assassino, in quanto macellaio di Sodoma e Gomorra, in quanto macellaio del genere umano e di tutta la natura attraverso la pretesa di aver mandato il diluvio universale per soddisfare un proprio capriccio. Ma è evidente come a quei sacerdoti non sia stata lasciata nessuna via d'uscita all'interno del processo. Gesù affermava di essere il figlio di Dio e che come tale non sarebbe stato creduto. La difficoltà era credere ad un'affermazione assoluta senza riscontri. Oppure c'erano i riscontri? I miracoli che aveva fatto Gesù erano reali o millantati? Pensiamo che i miracoli fossero reali. Avrebbe potuto dire ai sacerdoti, sono anni che vado in giro a curare i malati per tutta la Palestina e ancora non mi credete. Chi altro ha fatto tanto per i malati e gli indemoniati come me? Pensiamo che i miracoli siano stati millantati dagli evangelisti e che la predicazione di Gesù avesse avuto come unico fine l'occupazione militare del Tempio per asservirne le funzioni ad egli e alle proprie convinzioni. Se io vi dico che sono figlio di Dio, voi non mi credete, ma non perché io non ve lo posso affermare, ma perché io non ve lo posso dimostrare. I diversi evangelisti trattano l'articolazione del processo in maniera diversa, a seconda di quanto vogliono mettere in luce. Il problema di Luca è che gli astanti devono credere alla miracolistica in quanto miracolistica. Non devono discutere, né devono essere offerti elementi attraverso i quali discutere e magari non accettare. I fatti in Luca sono solo fatti senza commento.
Luca scrive sotto dettatura di Paolo di Tarso e il progetto di Paolo è quello di sottomettere gli esseri umani. Egli ha un progetto personale di controllo delle varie chiese cristiane, solo che quel progetto va oltre la sua persona e diventa il progetto della Chiesa cristiana, la messa in ginocchio degli esseri umani. A differenza di Luca, Giovanni deve dimostrare come i sacerdoti siano arrivati battuti nel dibattimento. Secondo Giovanni c'è un dibattimento attorno alla dottrina di Gesù. Il problema è che Giovanni non conosce la dottrina di Gesù, se la sta inventando. Pertanto omette gli argomenti della dottrina. Anche in questo caso esiste la paura di offrire al lettore elementi attraverso i quali discutere. Discutere significa mettere in discussione. Giovanni deve dimostrare che Gesù è nel giusto, ma per dimostrarlo descrive un aspetto del processo di nessuna importanza. E proprio perché di nessuna importanza il fatto si apre e si chiude, con un discorso finito sul quale viene accentrandosi l'attenzione del lettore, al quale viene fatta dimenticare la generalità delle domande attorno alla dottrina e agli apostoli. Serve però a Giovanni a dimostrare quanto Gesù fosse buono e quanto cattivi tutti gli altri. L'aspetto descritto da Giovanni è tale da non considerare importante la sua descrizione, considerandola una vera e propria impostura, finalizzata a sottomettere qualcuno al proprio credo, senza che questo sia di nessuna utilità per capire qualcosa. Di diverso tenore sono i Vangeli di Marco e Matteo. Sono Vangeli più immediati, che non risentono del bisogno di far capire che Gesù aveva delle idee, che i sacerdoti gli contestavano. In realtà Gesù non aveva delle idee e i sacerdoti erano interessati a fermare l'attività di Gesù che aveva messo in pericolo l'attività al Tempio. Pertanto i sacerdoti non volevano discutere nessuna idea di Gesù, né sostenevano cose che Gesù avesse detto. Quello che a loro interessava sapere era cosa effettivamente Gesù avesse detto e quale fosse la sua attività. Per Marco e Matteo i sacerdoti cercavano false testimonianze. Quel false è da prendere con le pinze. Innanzitutto non dicono in cosa consiste la ricerca della falsità. Non viene detto, ad esempio, non so, Gesù voleva uccidere il gran sacerdote, testimonianza che era facilmente considerata falsa. Appare invece una ricerca di testimonianze atte ad accusare Gesù, la normale attività di un pubblico ministero fatta al giorno d'oggi. C'è un po' di differenza dopo l'avvento del cristianesimo, e spesso i pubblici ministeri massacrano di botte quando uno non si può difendere. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Le false testimonianze sono piuttosto da considerare come un punto di vista dell'evangelista, che non un'attività reale, anche se certamente i sacerdoti erano decisi ad impedire a Gesù di continuare l'attività attraverso la quale cercava di appropriarsi del Tempio. Due erano le vie attraverso le quali i sacerdoti potevano condannare Gesù: la sua attività politica, di cui l'assalto al Tempio era un aspetto, e la sua attività attraverso la quale si spacciava per figlio di Dio. Entrambe le attività erano proibite, agli evangelisti l'attività politica non interessava, in quanto avevano già avuto l'esempio di Gesù su cosa succedeva se mettevano l'accento su tale attività. Preferirono mettere l'accento su Gesù che si proclama figlio di Dio e concentrare l'attenzione del lettore su questo aspetto. In fondo, essi non lo consideravano un reato grave, come se spacciarsi per qualcuno, pretendendo di mettere in ginocchio il genere umano, non fosse sufficientemente grave. La Chiesa cristiana metterà in ginocchio le persone torturandole coi ferri roventi e col fuoco, e non solo perché non si inginocchiano, ma per il terrore che non si inginocchiano con abbastanza fervore e partecipazione. La dichiarazione descritta in Matteo, che appare molto forte, in realtà è solo un inganno per chiedere ai sacerdoti di mettersi in ginocchio. Non a caso in Giovanni questa affermazione non si trova. A Giovanni interessa far credere come Gesù avesse delle idee. Scusate un attimo solo. Ok. A Giovanni interessa far credere come Gesù avesse delle idee. A Marco e a Matteo come fossero cattivi sacerdoti che cercavano false testimonianze, come se fosse difficile costruirle. La Chiesa cristiana è maestra in questo. E come grande fosse la determinazione e la volontà di Gesù che proclamava se stesso figlio di Dio e che gli astanti lo avrebbero visto assiso in potenza con suo padre. Ma se gli astanti non l'hanno visto assiso in potenza con suo padre, ha mentito Gesù? O ha semplicemente millantato un potere e una funzione che non aveva?
o era semplicemente un rigurgito di megalomania in cui il suo fare lo aveva cacciato? A Marco e Matteo questo non interessa. A loro interessa presentare al lettore quello che loro considerano il figlio di Dio davanti al quale il lettore deve mettersi in ginocchio. A loro non interessa cosa fosse Gesù, interessa piuttosto che farsene di Gesù. Ed ecco che Gesù diventa l'agnello sacrificale, il succube ideale davanti al quale le genti possono essere messe in ginocchio. Davanti a quella morte la Chiesa cristiana forgerà la propria fortuna, macellando popoli e impedendo loro di sviluppare la relazione fra sé e il mondo circostante. Dietro il paravento di quella morte, la Chiesa cristiana costruirà la macellazione di individui, speranze, classi sociali, trasformando se stessa in incubo e costringendo i popoli a farsi succube delle atrocità da essa imposte. E questo è il commento del Gesù davanti al Sinedrio. E qui ho finito il commento, però del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, ho da parlare ancora come libro. Il libro praticamente è nato fra l'89 e il 1990 ed è nato come sesta parte del il libro dell'Anticristo. Come sesta parte del libro dell'Anticristo, che è depositato in SIAE, è considerato soltanto la prima parte, cioè il commentario al Vangelo di Marco. Dopodiché le cose sono andate via via sempre più diventando urgenti, cioè l'importanza della descrizione del male all'interno del paganesimo è diventata talmente importante da assumere quasi un atteggiamento prioritario rispetto alla costruzione del paganesimo in generale, cioè la necessità di indicare che cos'è il male e cosa bisogna tenere lontano dalla costruzione pagana. È la cosa fondamentale che noi abbiamo di fronte. Quello che io sto facendo ormai da 2 anni, ricordo che questa è la 102ª trasmissione, mi sembra quasi 2 anni che sto trasmettendo, è la costruzione della religione pagana, del paganesimo come religione. Il paganesimo come religione non è mai esistito. Cioè, il termine pagano era un termine offensivo che i cristiani usavano per quelli dei paesi. In realtà, quando i cristiani arrivarono al potere, cioè quando presero il potere e il dominio dell'impero, chi resisteva nel paganesimo erano i contadini, erano le varie religiosità nei singoli paesi. E i cristiani coniarono il termine pagani da paesi, cioè da quelli che erano rimasti nei paesi, cioè a livello proprio dispregiativo, tipo zotico o qualcosa del genere. Ebbene, io riprendo questo termine per significare una percezione del mondo. Naturalmente la percezione del mondo che ci circonda nell'individuo è una costante, cioè tutti i popoli hanno questa percezione, solo che ogni popolo la descrive in maniera diversa. Che dopo i vari poteri vanno a degenerare questo, quello è un altro discorso. Bene, il mio compito è quello di prendere ogni mattone che mi è utile dal passato. Per esempio, posso prendere un mattone dalla filosofia platonica, posso prendere un mattone dalla religione egiziana, prendo i mattoni dalla religione romana, prendo i mattoni dalla religiosità greca, prendo i mattoni da Pomponazzi, prendo i mattoni da Vanini, prendo i mattoni da Galileo, prendo i mattoni dall'illuminismo. Cioè, quello che sono i mattoni del passato, io li ripulisco, cioè li ripulisco nel senso che quei mattoni appartengono ad altre costruzioni, cioè oltre al mattone c'è molta altra roba attorno, cioè il Pomponazzi non mi ha spiegato semplicemente che l'anima e la materia sono la stessa cosa, ha spiegato tantissime altre cose e quelle tantissime altre cose non è che necessariamente mi servono o mi possono servire, io prendo quello che mi serve, lo ripulisco, cioè lo faccio mio praticamente e lo uso per la nuova costruzione. Per cui, quando io prendo delle cose dal paganesimo romano, non prendo il paganesimo romano, cioè il sentire la religione romana. Quando io prendo dal paganesimo greco, non prendo la religione pagana greca. Quando prendo dalla filosofia greca, non prendo la filosofia greca, ma prendo quello che mi serve per la nuova costruzione. E io, con Francesco, con gli altri pagani, siamo i costruttori del futuro. Per cui io prendo le cose che mi servono per costruire il futuro. Che poi la mia costruzione sia solida o meno, questo dipenderà da tantissimi fattori. Però questo è il mio compito.
Nel fare questa operazione ci siamo accorti che non è mai esistito, prima dell'avvento del cristianesimo, il concetto di male, ma non il male come contrapposizione, il negativo come contrapposizione al positivo, cioè, questo anche in Zarathustra, anche in altri, cioè, non è mai esistita la descrizione di tutto ciò a cui bisogna stare attenti affinché non danneggi la vita. Ecco, la descrizione di questo non è mai esistita. E allora, il nostro compito è sì di fare la nuova costruzione, ma è anche di individuare all'interno della costruzione i mattoni marci che potrebbero intervenire. Ed è fondamentale da questo punto di vista fare la descrizione del male, cioè di tutte quelle cose che in quella costruzione non devono entrare o comunque che devono far parte del male, delle cose peggiori. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Cercavo Claudio Simeoni. Sono io. È in diretta? Sì. Posso parlare in privato? No, dopo la trasmissione, dai, dopo le 8. Va bene. Ok. Allora, per parlare in privato con me è facilissimo. Se mi chiamate alle 8:05, quando la trasmissione è finita, posso anche parlare. Oppure mi telefonate a casa, va benissimo, insomma, non c'è nessun problema. Il discorso è questo. Noi prendiamo tutte queste cose e le usiamo per costruire. Usare questi mattoni per costruire significa che noi siamo responsabili della costruzione che noi facciamo. Questo è importantissimo. Per cui a me della religione romana interessa soltanto nella misura in cui mi fornisce quello che mi fornisce. Però della religione romana molte cose sono state distrutte, molte cose sono state annientate, molte cose sono state perse. E tutte quelle cose che sono state annientate, tutte quelle cose che sono andate perse, io non le potrò più usare per costruire il futuro. Allora, dove io ho dei buchi, dove io non posso pescare dal passato, devo costruire il mattone nuovo. E per costruire il mattone nuovo c'è una sola possibilità, ed è la stregoneria. Cioè la capacità dell'individuo di alterare la percezione e di percepire il mondo, sentire il mondo attorno a noi. Naturalmente questa è la mia capacità di alterare la percezione. E io sforzo questo, cioè forzo questa alterazione della percezione per prendere quello che mi serve. Naturalmente la mia costruzione è fatta con le mie mani, la stregoneria aveva me a disposizione, non aveva altre persone, per cui la costruzione mi appartiene, come appartiene a ogni pagano che lavora con me in questo momento, tanto o poco che siano, non è importante la quantità di lavoro. Per cui il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, è un elemento fondamentale della nostra costruzione. E ripeto, non si possono prendere i quattro Vangeli ufficiali e pensare che esiste qualcosa di esoterico, un insegnamento segreto. Non esiste. Proprio perché la pochezza dei vari evangelisti, proprio la miseria della proposta sociale che costoro portavano, era tanto misera, tanto miserrima, che non dava niente per costruire la vita, cioè nessuna costruzione della vita. A differenza, per esempio, di un Tommaso Didimos, dove invece effettivamente c'è un percorso di stregoneria, grosso o piccolo che sia, cioè anche se è stato sconfitto dalla storia, perché la storia l'ha fatto finire sotto il deserto del Sahara, per cui è stato sconfitto. Però è un percorso di dilatazione della persona, di costruzione della persona. Questo è importante. Mentre invece nei Vangeli ufficiali non abbiamo nessuna costruzione della persona. Abbiamo solo il desiderio di mettere in ginocchio le persone. E che il Gesù di Nazareth arrivasse fra le nubi, ormai la risurrezione fosse imminente, doveva avvenire da un momento all'altro, lo troviamo anche negli atti ufficiali degli Apostoli. Nella lettera ai Corinti di Paolo, per esempio, si dice: mi raccomando, se ti sei schiavo, ti chieda continuare a essere schiavo, ti chieda godere a essere schiavo e ti chieda fare il meglio possibile per essere schiavo. Se ti sei paron, ti chieda fare del tuo meglio per essere paron, essere più comprensivo, più manuale, ma ti chieda fare il tuo meglio di essere paron. Perché Dio ha deciso che ti chieda essere paron e st'altro, e ti chieda essere schiavo. Per cui stiamo attenti a pensare che sia delle robe esoteriche sotto i Vangeli ufficiali non esiste nulla di esoterico, ma nel modo più assoluto e categorico. Non c'è nulla di esoterico, sono solo dei progetti
per impossessarsi delle persone, per dire alle persone: mi sono il figlio di Dio, tu mettiti in ginocchio davanti a me, io sono il figlio di Dio, io sono il padrone, io sono il figlio di Dio, che sono io stesso Dio, perché Dio ha delegato me a decidere cosa va bene o cosa non va bene. Per cui ci sono solo, è un solo un sistema dottrinale, un sistema terrifico, terroristico, per impossessarsi delle persone. Questi sono i Vangeli ufficiali. Per cui l'interpretazione va fatta esclusivamente in questo modo. Dove invece esistono delle cose esoteriche, allora andiamo su altre cose. Allora cominciamo a leggersi Orfeo, cominciamo a leggersi alcune teogonie, cominciamo a leggersi il libro egiziano dei morti, possiamo leggerci un po' di mitologia, possiamo leggere alcune leggende. Allora là troviamo l'insegnamento, cioè dietro la storia c'è l'insegnamento, c'è l'indicazione, c'è lo stile di Esopo, diciamo così, la morale dietro la storia, dietro la vicenda. Però quello che è il sentire il mondo, il numen, il potere che ci circonda, è questo, appartiene ai singoli esseri umani. Va bene, finito qua, l'unica cosa che ho da continuare a dire è questo. Io ho portato in libreria a Treviso, in via Tolpada, a Sottomondo, due copie del Gesù di Nazaret, l'infamia umana, e tre copie di ciò che porta a diventare eterni, del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. E anche se oggi abbiamo terminato, non abbiamo fatto il Crogiolo dello Stregone né del male né dei quattro canti del mondo, vi ricordo il Crogiolo dello Stregone. Il Crogiolo dello Stregone è articolato in tre parti fondamentali. La prima parte, abbiamo preso gli elementi del Crogiolo dello Stregone e li abbiamo presentati in forma generica. Perché in forma generica? Perché ogni persona potesse prenderli, usarli e valutarli rispetto a se stessa. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Bravo. Cioè, ogni persona potesse prendere quegli elementi e usarli per se stessi. Cioè, chiamare le cose col loro vero nome, lo scetticismo, la sospensione del giudizio, il chiedersi il perché delle cose, l'uso della volontà, delle determinazioni. Cioè, tutte queste cose vengono tradotte dalla singola persona. Cioè, la singola persona prende in mano la propria vita e cerca di determinare la propria vita, la propria esistenza. Per cui esiste un'attività soggettiva di dilatazione e di costruzione di se stessi. Per cui non viene data nessuna verità, non si dice per la meditazione devi fare questo, non si dice per chiedersi le cose col loro vero nome devi fare questo, per sospendere il giudizio devi fare questo, assolutamente. Cioè, si indicano in maniera generica in modo che ogni persona possa impossessarsene. E qui siamo passati all'altro aspetto, siamo passati al secondo libro, che è il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Qui le cose cominciano a diventare più precise. Perché? Perché gli elementi del Crogiolo dello Stregone, quando la persona usa il Crogiolo dello Stregone, si sottrae dalla posizione di sottomessa in ginocchio, in cui le religioni rivelate, e anche quello che è l'effetto delle religioni rivelate. Cioè, io non ho bisogno di dire, uno dice che non è cristiano perché non crede in Gesù o non crede in Dio, però guarda caso usa la moralità cristiana, cioè pensa all'essere umano come una cosa inamovibile, come una cosa creata. Quello è comunque cristiano, anche se ha modificato un po' il proprio pensiero. Cioè, considerare se stessi come delle cose create, cioè delle cose statiche, delle cose fisse, è comunque aderire al pensiero cristiano. Bene, sottrarsi da questo significa arrivare a pensare, ma non a pensare perché lo pensiamo attraverso la ragione, ma a interiorizzare il fatto che la vita è un'attività per costruire se stessi, per costruire noi stessi. E questo ce lo permette di fare il Crogiolo dello Stregone in maniera generica, perché ogni persona prende le cose che gli servono, come gli servono, le amalgama per come è lei, nella situazione in cui è lei, e si trasforma. In quel momento la persona scopre che il mondo attorno a noi è fatto da dei uguali a noi, cioè da tensioni, da esseri, da coscienze che sono uguali a noi.
cioè sono attraversati dalle stesse tensioni, dai stessi bisogni, dalla volontà di espandersi, e sono uguali a noi. Cioè il mondo che ci circonda è formato da dei uguali a noi. Noi, nella misura in cui ci sottraiamo dalla posizione in ginocchio, dalla sottomissione, noi siamo uguali a dei. Cioè noi siamo dei perché noi stiamo lavorando per cogliere dall'albero della vita eterna. Ricordatevi che nel paganesimo in stregoneria non c'è una volontà che crea il mondo, un Dio che crea il mondo a cui gli esseri umani devono sottomettersi, ma è il mondo, l'esistente, il circostante, che attraverso le sue trasformazioni, attraverso il prendersi la responsabilità della propria vita, attraverso i propri bisogni, le proprie dilatazioni, cioè, costruisce la volontà universale alla fine dei mutamenti, alla fine del tempo. E allora quando si riconosce che siamo circondati da dei, mentre nel cristianesimo essere un Dio significa voler mettere tutti gli altri in ginocchio perché là siamo nel potere di avere, nel potere di essere, invece all'interno del paganesimo, essere dei uguali a quelli che ci circondano, si può camminare insieme, non ci si può sottomettere, si può camminare insieme, si può costruire il futuro. Questo è importante. Allora si costruisce il futuro fondendo i crogioli. Quel crogiolo che noi abbiamo costruito, che è noi stesso, lo fondiamo con le coscienze, con le divinità che ci circondano. Questa fusione forma i quattro canti del mondo. E abbiamo visto alcuni elementi che intervengono nei quattro canti del mondo, che intervengono nella fusione dei crogioli. Naturalmente la visione è mia, appartiene a me, appartiene al mio cammino, appartiene alle mie cose, appartiene alle mie tensioni, appartiene alle mie trasformazioni. E gli elementi, vediamo che nel crogiolo dello stregone, i quattro canti del mondo, non tutti gli elementi del crogiolo dello stregone sono dentro, perché alcuni elementi appartengono solo all'essere umano, non tanto alle coscienze che ci circondano. E poi, una volta fatto questo, abbiamo la terza parte del crogiolo stregone, che è ancora più preciso delle altre perché va a definire il male. Cos'è il male? Il male sono gli ostacoli che impediscono agli esseri di dilatarsi nel mondo, di divenire, di trasformarsi, di ampliarsi, di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questi sono gli ostacoli. Il male non è altro la costruzione di questi ostacoli. E quando può agire il male sull'essere umano? Quando l'essere umano non è in grado di difendersi, quando l'essere umano non è in grado di discriminare, quando l'essere umano non sa che quella trasformazione, quella scelta, quella cosa incide sulla sua psiche, sul suo campo di energia, ma lo mette in ginocchio, gli impedisce di guardare l'universo, di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E il crogiolo del male agisce essenzialmente sui bambini. E il crogiolo del male va a descrivere questo, ed è ancora più preciso degli altri, cioè mette in luce tutta una serie di meccanismi. Naturalmente io nei miei libri non pretendo di dare il sapere e la conoscenza. Io vi ho detto, io sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Come meccanico cosa significa? Significa che la mia via alchemica passa attraverso la meccanica, il meccanismo. E il mio scopo dei miei libri non è quello di dire questa cosa è così e dare tutte le informazioni. Il mio scopo dei miei libri è mettere in luce dei meccanismi. Cioè mettere in luce dei modi con cui alcune cose avvengono, si trasformano, decantano, divengono, producono altre cose, da cause diventano fenomeni, producono dei fenomeni, fenomeni diventano cause a loro volta e così via. Questo è il mio compito. Per cui io non devo dare il sapere o la conoscenza che vi possono dare, per esempio, dei cattedratici, della gente che si è studiata centinaia e centinaia di libri, ma il mio compito è quello di svelare dei meccanismi. Dopodiché, una volta svelati i meccanismi, chiunque può andare avanti. Naturalmente le cose che io dico voi le ritrovate dappertutto, perché i mattoni della costruzione appartengono un po' a quello che è la conoscenza degli esseri umani, la conoscenza del mondo. E andando avanti ancora, il crogiolo del male ci permette di individuare cosa non deve essere fatto, cosa deve essere rimosso, cosa non ci deve ostacolare nel nostro cammino. E questo noi lo dobbiamo fare. Questo è il crogiolo dello stregone. E il crogiolo dello stregone rappresenta un po', non so, il che fare della stregoneria. La stregoneria è l'arte della trasformazione dell'individuo. È l'arte che porta l'individuo a prendere nelle proprie mani la propria vita, la propria esistenza. Questa è la stregoneria.
chiaramente fa aumentare il potere di essere. Abbiamo sentito oggi nella prima trasmissione una ragazza che riferiva un articolo del giornale in cui una ragazza accusata di stregoneria in una scuola americana è stata cacciata. In realtà lei non era satanista, cioè non fregava niente, però il tipo di educazione che aveva ricevuto, per quanto quel paganesimo ci lascia sempre perplessi, cioè noi siamo un po' perplessi un po' davanti a tutto, non perché non ci piacciono le altre cose, ma perché vorremmo conoscerle meglio, diciamo così, cioè vogliamo sempre mettere puntini, cioè la costruzione è un'arte abbastanza complessa, nel senso che si possono fare un miliardo di errori, e ne faremo un miliardo di errori, però cerchiamo di evitarne il più possibile. Quando una persona viene educata, un bambino viene educato nel paganesimo, non viene messo in ginocchio, cioè viene abituato a prendersi comunque nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, perché solo in questo modo può riconoscere il divino che lo circonda. Per cui non esiste la possibilità di piegare il bambino ad una verità. Non esistendo la possibilità di piegare il bambino ad una propria verità, praticamente il bambino trova assolutamente normale crescere e svilupparsi prendendo nelle proprie mani la propria responsabilità, cioè sviluppa il proprio potere di essere. Cosa succede questo? Che questo bambino, quando viene messo in una scuola con tanti bambini che sono abituati a mettersi in ginocchio, a negare il proprio potere, cioè sono stati costretti a pregare, questo bambino diventa dirompente, cioè è effettivamente un potere. È effettivamente un individuo che determina se stesso. Cioè il potere di essere, mentre cresce nell'individuo, gli toglie la paura di affrontare la vita. Per cui se io non ho più paura di affrontare la vita, non ho più paura di affrontare gli altri, se io non ho più paura di affrontare, non so, il professore, perché il professore è solo una persona che deve insegnarmi, non è un'autorità, non è un ruolo, ma è una persona che mi deve insegnare, io non ho più paura di affrontarlo, di farmi spiegare, di chiedere, anche cose... Per cui questa non paura della persona, questo potere che cresce, spaventa gli altri. Cioè spaventa tutti quelli che sono messi in ginocchio, spaventa tutti quelli che pensano che Gesù di Nazareth sia buono e figlio di Dio. Cioè il fatto che io vada a dire, sto qua e dice che viene solo dalle nuvole, sono un po' romato, questa gente si spaventa, perché il potere di essere toglie effettivamente alla persona la paura di affrontare la vita, toglie la sottomissione. E questo togliere la sottomissione consente alla persona di affrontare il mondo che la circonda. Per cui noi dobbiamo sempre tenere presente questo aspetto. La stregoneria è l'arte per costruire l'individuo, è l'arte per costruire il potere di essere, è l'arte per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Naturalmente è l'arte per costruire noi stessi, ma noi stessi non siamo fuori dal mondo, noi stessi siamo in un contesto sociale. Dunque è l'arte per costruire un contesto sociale più vicino alle tensioni umane. È l'arte per agire nel mondo in modo più vicino alle tensioni umane. È l'arte per agire in armonia con le divinità che ci circondano, per costruire i comuni divenire, i comuni cammini. Cioè l'arte di prendersi nelle proprie mani la responsabilità di ogni azione che noi facciamo. Per cui questo è la stregoneria. Io qui chiudo la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. E vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 19. Per il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, vi do appuntamento alle ore 15 per la trasmissione, continueremo il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, oppure il crogiolo del male, a seconda, adesso non ho ben chiaro, e vi do essenzialmente appuntamento per il 31 ottobre presso la libreria Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso, dove illustrerò due dei miei libri, che è Le esperienze di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Naturalmente non vi spiegherò la religione romana, ma vi dirò quello che io ho visto alterando la percezione e il meccanismo attraverso il quale era divino ogni azione della persona. Il numen, l'essenza della divinità che ci circonda. Qui chiudo la trasmissione, vi ringrazio per avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo, con quasi il secondo anno, ancora due trasmissioni, facciamo 2 anni di trasmissione.